chiama Zenobia come la città immaginata da Italo Calvino nelle città invisibili in cui i sogni possono realizzarsi attraverso il continuo mutamento, la comunità per minori in situazione di disagio aperta ad Arezzo, in via Adda, in zona Saione. Il primo nostro compito è l'accoglienza e la tutela, perché qualunque sia la provenienza di questi ragazzi, fosse anche il circuito penale, sono minori e come tali hanno bisogno di tutela, di accoglienza, di trovare una casa e un luogo sicuro da cui ripartire, quindi prima di tutto è una casa. Zenobia è una comunità di tipo familiare per adolescenti e preadolescenti, sia maschi che femmine, curata dalla cooperativa sociale Progetto 5. Potremmo ospitare sia ragazzi che provengono dai servizi sociali come anche minori non accompagnati. E nasce questa idea e questo investimento apporto da parte di Progetto 5 per dare una risposta al territorio e per poter ospitare anche ragazze che sul territorio di Arezzo non hanno la possibilità di accedere appunto a comunità per minori. È una dinamica particolare quella tra ragazzi e ragazze che insomma, ci preoccupa per certi versi, però riteniamo che possa essere un potenziale importante, insomma, sia nel rispetto dei generi che nella convivenza, che sull'educazione sessuale, comunque stiamo parlando di ragazzi adolescenti e quindi riteniamo che alla fine possa essere una risorsa importante. Non è così comune questa convivenza all'interno di un progetto come il nostro. Insomma. 6 le stanze a disposizione per i giovani che saranno ospitati nella comunità, 12 posti letto disponibili, ai quali si aggiunge una stanza per l'educatore ed una per i colloqui. Non saranno mai soli, saranno sempre animati o come dire, con la presenza di educatori ed animatori 24 ore su 24, anche di notte, e avranno anche l'opportunità di entrare a far parte di una rete di cui Progetto 5 diciamo giova e che è la rete dei soggetti che sul territorio operano in questo ambito. Cercheremo di creare sostanzialmente delle reti con il territorio, e quindi laddove sarà possibile ci saranno corsi di formazione, ci saranno tirocini, ma sostanzialmente saranno percorsi da costruire, quindi abbiamo bisogno veramente di costruire una rete di volontari, di artigiani, di scuole, di liberi cittadini che ci permettano di costruire percorsi ad hoc per quei ragazzi.